Salve onorevoli, rieccoci qui, come sempre siamo su Overlord Racing Hell, come sempre sono Arax di Corbaris e nello scorso episodio ci eravamo lasciati con il nostro arrivo in questa fantastica e brillantissima zona e noi dovevamo trovare le cose, come si chiamano, le... Dobbiamo costruire un tempio per la statua che ci hanno rubato. Che ingiustizia. Beh, più che altro è veramente strano che chiedano il tempio. Comunque, dovevamo rubare la statua del tempio. Rocce ovunque. Dove sono okay. Gli uccelli? E gli alberi? Ma chi se ne frega dove stanno gli uccelli e gli alberi? Pure voi, Ok. Questa vergogna. Ok, perfetto. Ammazzati tutti. L'unico mio problema è... Lasciando che abbiamo perso un altro marrone. Se vi ammazzo. La nostra dea madre è elfa. Come possono credere che non lo sia? Ah, quindi avete pure le dispute religiose. Questo sì che è molto più profondo. Di solito i nani li fanno. Cioè, i nani e gli elfi li fanno due cose totalmente assolutamente differenti tra loro. Non le mettono vicine. Ora, l'unica cosa che mi chiedo è, questa gabbia invece a che serve? Annientare e schiavizzare, ma non crederemo mai che la dea madre è di razza nana. Dio santo, pure le crociate si fanno sti coglioni. Fai una roba, attivami questa roba qui, che non si sa mai, è sempre comodo avere qualche bombetta in più. Non so se queste qui me le avevamo lasciate per affrontare quelle due, però mi sembra un po' esagerato addirittura. Liberiamo i nostri amici, ma giusto per il gusto di ammazzarli. Siamo perché il nostro compito è distruggerli fondamentalmente. Non starò qui ad accudirvi, ragazzi. Felici? La dea madre non ci ha abbandonati. E invece sì. Ammazzateli tutti. Ferma questo oltraggio, mostri. No, no, io vi ammazzo tutti, è diverso. E poi almeno gli uomini provano. Hai ucciso 10 elfi, si ricorda come il distruttore d'elfi. Cattiveria assoluta ed è bellissimo. No, più che altro mi dispiace perché almeno gli umani provano a difendersi. Se tipo attaccavi Baldorias, la città. Questi proprio con assoluta tristezza. Nemmeno provano a scappare. Cioè, fingono di scappare loro. Non scappano, fingono. Hai scelto tutti. Tralasciando che prima di proseguire un altro bel marroncino me lo tiri fuori. Ok. E direi, a parte questo, che possiamo quindi continuare nella nostra bellissima e simpatica avanzata. Ah, guarda che ci abbiamo pure i marroni. Quindi quello che abbiamo tirato fuori lo rimettiamo dentro, vero? Eh sì. Decisamente sì. Te ne vai via tu. Con la stessa velocità con cui sei venuto. Più o meno ora, anche se dispersi, ce li abbiamo tutti sotto controllo, più o meno. Intendo le tane e dove farli resuscitare. Ok, qui distruggete tutto. Sento il terreno che trema, quindi questo mi fa sospettare che di fondo siamo molto vicini all'affrontare il nostro amico. Seriamente, tutti avete gli spallacci? Ah ecco, mi sembrava strano. Il fatto che non li raccattano velocemente le robe da terra è un po' una rottura di coglioni, vi dico la verità. Ok, distruggete qui. Spingete la nostro sasso, ho già capito cosa dobbiamo fare, molto semplice tra l'altro. Dobbiamo prendere quelle bombe e portarle qui. Niente di più semplice oggettivamente. Ok. Distruggete, prendete tutto, date a me da dove serve. Ragazzi, non c'è bisogno che vi dica che vi dovete radunare vicino a me. Vabbè, avete cagato il cazzo. Tralasciando che è un pochino distantino. Distruggete tutto, va. Ok, prendiamo ciò che ci serve. A voi serve qualcosa qui? No? Sì, perfetto. Che per quello mi sembra di aver visto che ha raccolto un boccale, non uno spallaccio. Però va bene. Lascia lì, torna indietro. Questo credo che veramente sia per chi... Cioè, non so se serviranno anche quelli lì dentro, ma non mi pare dal momento che ne bastano tre. O forse magari quello lì l'hanno messo per chi magari nel combattimento o altro
Ah no, servono più di tre. Non l'avrei mai detto oggettivamente. Anche se ora il percorso è leggermente più lungo, leggermente più pericoloso, leggermente più letale. Già, letale è la definizione esatta. Ragazzi, potete venire tutti a me. Marron, rossi, verdi, blu, marron, rossi. Ok. A questo punto vi dico che per sicurezza blu, e anche vista marron, la quantità di gente che noi perdiamo, preferisco tenermi, anche se è un po' noioso questo avanti e dietro, reputo giusto tenermi al massimo delle mie possibili ed eventuali forze, perché non farlo lo reputo altamente pericoloso. Perché vi ripeto, soprattutto nello scorso episodio l'avete visto, io lo sto registrando di seguito, quindi più o meno sono ancora un bel po' traumatizzato. Abbiamo perso una quantità assurda di serventi, veramente. E siamo ancora con fondamentalmente dei mini boss. Figuratevi quando dovremo affrontare il grande golem. Cosa cazzo succederà? Oh, andiamo di nuovo, no? Di nuovo, no? Ok, affrontatelo tutti. Ma perché sei così rompicoglioni? E perché mi devi far esplodere i miei serventi? Ammazzali e basta, cazzo. Raccogliete tutto. Rossi, verdi, blu, marroni. Ok. Non mi pare ci sia nient'altro. Però vedo un nano morto. Eccolo lì, che non t'avevo visto io. Ma che cazzo fai, porco Giuda? Oddio. Ok. Meglio di prima. Però 1-1 lo devi uccidere sempre. E 1-1, una bestemmia, poi non te la invia. Certo che te la invia. 1-1 cade sempre, cioè cade a pennello. Raccoglietemi tutte le cose che mi servono. Loro, soprattutto, grazie. Allo? Mica c'è una via logica per distruggerli. Non li affronto tutti, sei scemo. Di qui è impossibile che non ci eravamo passati. Mi suona veramente strano. Hai scelto tutti. Qui siamo alle spalle del grand'uomo. Ah. E forse quelle cose che rotolo ce l'hanno a morte anche loro con il nostro amichetto. Facciamo una cosa. Voi piazzate lì. Anzi, questa è una roba. Vi mettete lì. Blu. E blu. Qui. Devi avvicinare alla statua, signore. Che cazzo si vuole avvicinare alla statua? Verdi, blu, marrone. Rossi. Siete inutili, Rossi. Cazzo, siete veramente inutili. Non dimenticare il mio astuto piano. Non dimentico il tuo astuto piano. Il problema è che vorrei distruggere i nostri amichetti qui. Verdi, blu, marrone, rossi. Verdi. Ok. Blu, marroni. Non dimenticare il mio astuto. No. Però se continui giuro che mi fa incazzare. Ok, avvicinatevi. Come sempre è stato un bel fallimento. Quando provo a fare questi specie di appostamenti mi falliscono letteralmente miseramente. Non ho mai capito il perché sono così sfigato, c'è da dire. Cioè sono di una sfiga assurda. Ci provo, ma falliscono sempre gli appostamenti. Devo smetterla di farli, al massimo li mando all'attacco in mischia, però mandarli come appostamento non ha senso, credo. Non abbia proprio senso. Qui che cazzo dobbiamo fare? Ci dobbiamo mettere a giocare a Tetris, mi scusi. Non dirmi che veramente sì. Ok.
di avvicinarti alla statua, signore. Ho capito, ragazzo. Se lo ripeti non è che lo faccio più velocemente. Semplicemente sto pensando a un piano migliore del tuo. Anche perché per te è facile dire fai, fai quello. Poi tanto me la devo vedere io se mi muore metà esercito. Ok. Non dimenticare. Buttatevi lì, raccogliete tutto. Rossi, verdi. Mi servono i verdi, raccogliete laddove vi serve qualcosa, mi raccomando. Più che altro perché credo che appunto tutta quella parte della statua si debba fare grazie a dei verdi. Quindi prendiamone il più possibile. E speriamo, Dio santo gnarla, ora torno alla torre e ti prendo a calci in culo. Poi vediamo se dimentico il tuo astuto piano. Ok. Non mi attacchi, vero? No. Oh, andiamo di nuovo il Beholder. Ora immagina che bello se mentre lo stiamo per rubare ce lo fregano. Ti prego, schiaccialo, schiaccialo, schiaccialo. Oh, bravo. Teoricamente i Beholder dovrebbero essere un po' più intelligenti del solito. Ah, come s'aspettavo. È la creatura del Tempio degli Elfi. Preziosa, sta ancora dando la caccia alla statua. Ci mancherebbe, magari è l'unico incarico che ha da fare. Tra l'altro lì abbiamo un'altra cosa per i serventi. Questo diventerà molto più interessante la situazione. No, 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 no. Ah, ecco. Ah! Beh, ti dirò, non male come danno. Non male affatto. Venite via tutti. No! Qualcuno è così stupido che ci deve morire. È logico. No. Smettetela di raccogliermi le essenze. Correte a me, correte a me, gentilissimi. Bravi ragazzoni. Ok. Rompete. Venite a me. Altro rotolino d'amore. Spam. Aia, questo gli ha fatto male. Sai che questo l'ha sentito. Ma non vedete tutte queste cose prima di tutto che continuate se no a girare come le teste di cazzo. No, non è tuo. Dio santo. Le volte mi chiedo veramente se i serventi lo facciano apposta o abbiano qualche sorta di ritardo mentale che gli impedisce di pensare in maniera logica. Ok. Teoricamente ora lui non ci ha visto. Manca un solo rotolino amoroso. Che poi dico, ma pure là voi cazzo nani, perché li avete ingabbiati là intorno? Ok, venite a me, grazie. Sbemmete. Ok, ultima rotolata. Ultima rotola. No, 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 non raccogliete. Non raccogliete, venite via. Non credo gli servirebbe, serve più di tanto colpirlo con le fiamme. Non credo nemmeno gli facciate danno. Appunto. Se noi li mettiamo in una situazione così, no? Fate venire qua. Ok. Poi li attacchiamo da qui. No, il fuoco è chiaro che non gli fa male. È fatto di fuoco, se non avete notato. Cazzo, uno lo deve sempre stirare, Ma che cazzo di problema avete, ragazzi? Fate sempre stirare come i dementi nella stessa identica maniera. Facciamo una cosa. Li ritiriamo, perché poi è l'ultimo che manca. Ehi, ciccio bello. Puoi girarti da questa parte. Vieni qui. Ok, tornate tutti a me. Perfetto. E venite rinviati lì. Dai, veloci, 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 veloci. Anche se crepate non me ne frega niente. Ok, ultima rotolata, ragazzo. Credo in te.
Però mi fai ammazzare pure il coso che rotola. Mi caga il cazzo poi. Mi caga tanto il cazzo. Oggi 13, 14 e 15. Perfetto. Paradossalmente con tutti quelli che abbiamo reclutati siamo andati in pari ed è magnifico e allo stesso tempo orripilante, lo posso dire. Ok. Almeno ci hanno dato un po' di anime per recuperare le innumerevoli, esorbitanti, fastidiose e noiose perdite che ci ha provocato. E a parte quello, distruggete un po' qui. Tanto credo che alla fine... Vaffanculo. Buttateli. Ok, dicevo, alla fine sì, ci fa ritornare di qui. Ed è meglio se li uccidiamo ora, così almeno dopo non rompono i coglioni. Non dimenticare il mio astuto piano. Non l'ho dimenticato, Gnarl. Veramente, se continui mi fa incazzare come una bestia. Tra l'altro scusate se non sono il massimo della forma, però sono le 2.52. E ho necessità, voi dite, vabbè, lo potevi fare domani. No, ho necessità di recuperare i video perché, appunto, non voglio essere ripetitivo, ragazzi. Sempre per la questione della laurea. Mi trovo sempre comunque costretto un attimo con l'acqua alla gola. Quindi quando ho qualche giornata o serata, come in questo caso libera, preferisco il più possibile registrare per andare in pari ed evitare noiose e strazianti situazioni. Quindi... verdi. Blu, verdi. Prendiamo i verdi. Prendiamo i verdi. Per il cilindro. Oh, un oggetto. Adoro gli oggetti. Ok, tutti o quello che avanza di tutti. Mi prendi. Oh, mamma. Ma perché tutti vogliono sta cazzo di statua? Tu che vai da mamma. Signore. Ed ora passiamo alla fase più critica del mio piano. Cioè. Spazza i serventi marroni verso la statua e vediamo marroni. Che cosa accade. Oh. Aha, allora le antiche leggende erano vere. La statua è cava. Quindi? Serventi, servono più serventi. Ma che cazzo sta succedendo? Preziosa tornerà qui quando vedrà che non ci sono altri. Vuoi controllare più serventi? Non credo che conosca il segreto della statua. Ah! Quando arriveranno al suo dominio, i serventi usciranno dalla statua e cercheranno un portale. Sì, marroni. Andiamocene. Diamole la possibilità di completare il suo furto in tutta tranquillità. Quindi, questo era il tuo piano. Ok, oggettivamente lo ammetto, è molto più astuto di quello che immaginavo. Pensavo che era una cazzata da quattro soldi, anche perché magari dovevo girarmi sul culo della statua, però non ho capito cosa stava succedendo. Dicevo, ah, guarda, la statua è cava. Quindi, che cazzo mi frega che cava, non la dobbiamo portare a casa, sta cazzo di statua. Vabbè, a quanto pare quindi dobbiamo lasciare che se la rubino. È tristissimo, gli elfi sono sempre e comunque un mezzo per un fine. Tipo in pieno stile The Witcher, praticamente. Ok, rubala. Eccoli là! Quando avranno attivato il portale per te, i serventi mi contatteranno. Il tuo malvagio dominio potrà allora estendersi ulteriormente. Non male, vero? Beh, effettivamente sì, lo ammetto. È stata un'idea più geniale del solito. Immaginavo qualcosa di molto più stupido. Invece... è stato particolarmente astuto. Sei consolato per tutte le volte che hai cagato il cazzo con l'astuto piano. Il mio astuto, il mio geniale piano. Hai cagato un attimo il cazzo, oggettivamente. Ok, ora quindi non ci rimane che avanzare verso l'altra zona che avevamo lasciato in sospeso. E anche sistemare la questione di reclutare. Ora abbiamo molto, possiamo reclutare più serventi. E quindi dobbiamo sistemare anche quest'altra situazione. E dobbiamo tornare tutti indietro, vero? Sì, signore. Ok, rieccoci. Effettivamente ora non riusciamo ad arrivare a 35. La formazione è quella che vedete. E lì il problema è che abbiamo i nostri amichetti. Ma mi chiedo se io... No. No, 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 no. Pessima, 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 pessima idea.
come faccio ad attraversare senza avere drastiche perdite? Rossi, verdi, blu. Se io metto i blu lì, marroni. Uso loro. Ok, teoricamente voi li dovete... li prendete, no? Molto no che sì. Diciamo che li hanno tirati su, diciamo. Potevano fare molto peggio, dai. Ne abbiamo persi un botto, in realtà. Va bene, continuiamo nella nostra disfatta più totale. L'impero dei nani è basato interamente sulla birra ed è qui che viene prodotta il birrificio. Seriamente. Rossi, blu, marroni. Non aspettarti tappeti rossi e visi liquidate, eh. Marroni, rossi, marroni. Ragazzi, agite in maniera saggia, evitate di ammazzarvi da soli, grazie. Almeno quello. Rossi. Ora. Verdi. Prendiamo i verdi, che teoricamente non dovreste riuscire a vederli. E stacchete. Perfetto. Ammazzati in maniera semplice, veloce ed efficace. Ok, quindi dovremmo andare da qui per il birrificio. Mia domanda è, e tu che cazzo ci fai qui? Ammazzalo. Guardate questi elfi bastardi. Lui stava lì fermo e avrebbe potuto dare una mano, avrebbe potuto ribellarsi, no? Lui stava bene quello. E a me stava bene ammazzarti fondamentalmente allora. E la triste vita, ragazzi. Se non aiuti l'Overlord, l'Overlord ti uccide. No, in realtà l'avrei ucciso in entrambi i casi. Più che altro vorrei giusto vedere, ora sappiamo da lì che si va per il birrificio. Ma mi chiedo, se io invece scendo e procedo in questa zona, in cosa andiamo incontro? Poi vabbè, in realtà non devo andare da questa zona, devo fare il giro di qui. Perché se vi ricordate, noi qui eravamo scesi, vabbè, qui c'erano i nanetti arrabbiati e di qui avevamo trovato tipo una barricata che ora non c'è più. Dove stiamo andiamo? Bella campana sul crinale, interessante. Non saprei. Sì, è decisamente interessante, c'è un bel incantesimo. Ok. No. No. Ma col cazzo. Ma col cazzo. Ok. Forse siamo un po' nella merda. Siamo tanto nella merda. Ok. Qui si può fare. Si può fare, si può fare, ragazzi, si può fare. Il tempo che gli finisce l'ubriachezza molesta. E dovremmo riuscire con una certa tranquillità a scannarlo. Ok, sì, più semplice di quello che aspettassi. Molto più semplice di quello che mi aspettassi. Per un attimo mi sono preoccupato perché ho visto che ci avevano circondato. Ho detto, cazzo, siamo morti. Guarda che bello che hanno preso proprio l'ascia gigante, l'ascia bipenne di cattiveria. Fantastico. Ok, e dove la porti? Non dirmi che non mi deve fare tutto il giro del cazzo, ti prego, no. No, 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 no. Ti prego, no. Ti prego, no. Sì, dovrà fare tutto il giro del cazzo. Vieni un attimo, vieni un attimo, vieni. Per sicurezza. Perché... no. Dovremmo fare tutto il giro del cazzo perché questo credo sia lo shortcut di quando usciremo dal birrificio. A questo punto, se ho ben capito come funziona il gioco, teoricamente, come sempre. Ok, tra l'altro guardate che bello il nostro esercitino pieno di elmetti particolari, strani e non strani. La cosa che spero è di trovare di più di quelli con, diciamo, dei nani grandi, diciamo così. Scusate il gioco di parole. Quelli con l'ascia grande, perché insomma, oltre a darci armi molto fighe, ci danno elmi molto fighi. Su, dai, muovetevi ragazzi. Poi dovremo fare di nuovo tutto l'enorme assoluto giro. E voi riuscite a passare da là? Io no? Beh sì, è che loro sono molto più bassi di noi.
Ok, portalo un po' a casa. Vai, 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 vai. Shbam. Tradimento fa esattamente quel che promette, signore. I nemici si attaccheranno fra di loro. Una gioia per gli occhi. Questo è interessante. Ma a parte questo, signori, purtroppo sono costretto a rammentarvi che tempo tiranno. E direi che ci possiamo beccare in un prossimo episodio.